fa scomparire Atlantide. Il che vorrebbe dire che se dobbiamo parlare di una grande civiltà prediluviana, diciamo così, io non capisco perché si parli sempre di Atlantide, partendo da quei racconti di Platone, ma dimenticando che proprio in quei racconti Platone dice che Atene era superiore ad Atlantide. Quindi se dobbiamo parlare di quella civiltà, parliamo di Atene, non di Atlantide. Il problema qual è, secondo me? Che Atlantide è avvolta nel mistero. Siccome poi Atene è diventata storica, piace meno. È meglio parlare del mistero. Ma se dobbiamo fare finta che Platone ha raccontato la verità, dobbiamo prendere atto che la verità, secondo Platone, è che Atene era superiore ad Atlantide. E Atene ha fermato militarmente Atlantide. Poi Atlantide è scomparsa. Dovrebbero ammettere che la Io non storia è capisco, molto più recente. no, ma a parte dovrebbero ammettere, io mi riferisco Questo è nel Crisia. sì, Crisia Timeo. questo è nel Timeo anche. Mi riferisco a chi dice che prima del diluvio c'era la grande civiltà di Atlantide, partendo da Platone, che va bene, ma non dimentichiamo che Platone dice che proprio prima del diluvio Atene era superiore all'Atlantide. Quella parte lì. Sotto silenzio, questo non lo capisco, cioè lo capisco, ma è un po' come i teologi, no? Che pigliano le parti della Bibbia che sembrano andare bene, le altre le cambiano, ecco, cioè non facciamo così anche con, no? Se diamo credito a Platone, diamo credito fino in fondo. E quindi se parliamo di una civiltà prediluviana, parliamo di Atene, anche di Atlantide, ma diciamo che Atene era superiore ad Atlantide. Ed era governata appunto da una femminuccia bionda con gli occhi azzurri. Quindi anche Roma, nell'Olimpo di Roma. E Roma ne aveva tanti, cioè nel senso che la questione qual è? Che noi siamo abituati ovviamente alla Bibbia, che è stata fatta diventare ciò che sappiamo. È stata fatta diventare a partire dai teologi ebrei, non necessariamente la Chiesa romana si è inserita successivamente, no? E quindi noi abbiamo un testo la cui rilettura e la cui implicazione teologica ha fatto sì che ci si riferisse a quello lì, in particolare, come appunto a un'entità spirituale. Le altre civiltà, che sono rimaste, fra virgolette, laiche, si rivolgevano a quelli lì in termini completamente diversi. Cioè, nel senso che anche la cultura romana parlava dei clipei ardentes, cioè degli scudi volanti, che producevano appunto fiamme nel cielo, eccetera, no? Ne parlano gli autori romani. Però non hanno avuto quel condizionamento teologico per cui le cose sono diventate così come sono state fatte diventare nella Bibbia. Ma di quelli lì parlano le culture di tutto il mondo, di tutto il mondo. La Bibbia è da questo punto di vista, la meno esplicita perché è diventata il racconto di un popolo che ha parlato del suo rapporto con quello lì. E che di quello lì poi da un certo punto in avanti, in particolare dopo l'esilio babilonese, di quello lì ha costruito l'idea del Dio che poi doveva regnare su tutti. Tra l'altro, questa roba qui. Prima abbiamo parlato delle. Ah sì, questa qui è bella. Giosuè. Mentre lei cerca O di 10 o 13. mentre lei sta cercando, ma non c'è anche Ezechiele che non descrive così Ci chiaramente il arriviamo fatto. subito. Anche Daniele. Ezechiele Ci fa dei arriviamo cambi, cioè subito. talmente chiaro. Giosuè 13, versetto 1. Allora, Yahweh fa delle promesse, no? E dice appunto io vi darò quella terra, eccetera, eccetera, eccetera. In Giosuè 13 si dice, intanto Giosuè si era fatto vecchio e avanzato negli anni. Perciò Yahweh gli disse, tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni. E il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Allora, Dio promette ai suoi, io vi darò quella terra. Poi Dio dice ai suoi, ma amici miei, cioè, ci vogliamo dare una mossa? Cioè, stai diventando vecchio e non l'hai ancora conquistata la terra che io ti ho promesso. Io qui mi immaginerei l'inverso, Giosuè che dice a Yahweh, Yahweh, scusa, io sto diventando vecchio, cosa aspetti a darci quella terra che ci hai promesso? E invece è Yahweh che gli dice questo.
Trovato? Sì, sì. Corrisponde? Sì, sì. Ok. E poi gli fa l'elenco delle città, insomma, dei centri abitati che sono ancora da conquistare. C'è qualcuno di voi che sente su Radio 2 610? Sì. Prima volta che ho letto questa roba qui, mi è venuta in mente una battuta di 610, cioè Yahweh dice a Giosuè, Giosuè, stai diventando vecchio, c'è ancora un sacco di roba, ci vogliamo dare una mossa. E io mi immagino Giosuè che guarda gli avelli e dice: grande capo, questi cazzi. Che è il nome di un personaggio della trasmissione. È come dire, ma sei tu che ce l'hai promesso, adesso vieni a dire a me che lo devo. Cioè, va bene. Allora, a proposito delle promesse, nella panoramica dell'Antico Testamento, a malapena traspaiono le preoccupazioni nettamente spiritualistiche. La spiritualizzazione delle promesse si fa più profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586 a.C., cioè 586 è l'anno in cui arrivano i babilonesi, comandati dai loro Elohim, si pigliano Gerusalemme e dicono: adesso basta con tutti i casè, qui adesso governiamo noi. Yahweh scompare, finito, non se ne sa più nulla. Quindi la spiritualizzazione si fa più profonda a motivo della catastrofe. E questa catastrofe fa sì che degli spiriti eletti si ripieghino su di sé cercando una interpretazione spirituale alle antiche promesse. Cioè le promesse di spirituale non avevano nulla. Cioè il premio e la condanna nell'aldilà nella Bibbia non esistono. Cioè il premio e la punizione avvengono tutte qui, in questa vita, che è l'unica per la Bibbia. Ma sapete chi è che scrive questo? Il professor Maximiliano García Cordero, docente di esegesi dell'Antico Testamento e teologia biblica all'Università Pontificia di Salamanca, e lo scrive nella Enciclopedia della Bibbia pubblicata dalla LDC, cioè un'enciclopedia cattolica. Siccome però sono quelle enciclopedie che non finiscono nelle case delle famiglie, o se per caso magari qualcuno l'ha comprata, se si guarda bene da leggerla, sono cose scritte dagli studiosi per gli studiosi, ma loro queste cose le sanno. Cioè la spiritualizzazione è stata un'invenzione dopo l'esilio babilonese, quando hanno capito che le promesse effettive fatte da Yahweh non ce n'era più, era finito tutto. Allora hanno cominciato a lavorare l'idea che Dio, quando hanno cominciato a lavorare l'idea del monoteismo, si riferisse ad un tempo futuro, e poi cominciano con i tempi messianici, eccetera, eccetera. Ma altrimenti all'inizio era tutto materiale, tutto assolutamente qui. E lo scrivono i docenti biblisti. Solo che queste robe qui dovrebbero essere spiegate bene, ma non vengono per ovvi motivi, perché se si spiegano bene poi la gente capisce, no? Cavon de Rouen. Qui sono due concetti interessanti perché sono strettamente legati all'idea di Dio. Questa sarebbe la gloria di Dio e questo sarebbe lo spirito di Dio. Kavod in ebraico significa, la radice in origine significa pesante. Ruach significa vento. Però vengono sempre tradotti Kavod come gloria e Ruach come spirito. Ora, magari avete sentito dire, giustamente, che la lingua ebraica è una lingua polisemica. Cioè, le parole hanno più di un significato. E, tra l'altro, questa polisemia è uno di quegli strumenti utilizzati appunto per introdurre il concetto del mistero. Cioè, siccome è una lingua polisemica, i sapienti sono quelli che vanno alla ricerca dei vari significati e sanno ricavare i significati, eccetera. Una lingua polisemica come l'ebraico, se non più dell'ebraico, è l'italiano. Ma siccome sull'italiano non è costruita nessuna religione, nella polisemia dell'italiano nessuno ci vede nessun mistero. Così come non c'era nessun mistero per chi aveva scritto questi termini qui in origine, perché era chiarissimo, prima era citato il libro di Ezechiele. Il libro di Ezechiele è uno di quei libri che già i rabbi
dicevano che un maestro lo doveva, nel corso della sua vita lo doveva spiegare a pochissimi allievi, pochissimi discepoli, che doveva scegliere molto accuratamente tra quelli che secondo lui erano in grado di capire e accettare ciò che c'era scritto nel libro di Ezechiele. Quando nel Concilio di Trento viene definito il canone cristiano della Bibbia, per esempio il vescovo di Aix-en-Provence, che era Monsignor Filleul, definito il canone che tiene anche il libro di Ezechiele, dice però, per esempio, il libro di Ezechiele non deve essere spiegato chiaramente al popolo, perché altrimenti poi il popolo lo capisce, perché il libro di Ezechiele è palese, e adesso lo vediamo. Però allora diciamo che questo significa gloria, e quindi teniamo gloria, va bene così, così i filologi sono contenti, e questo qui significa spirito. Allora, per sintetizzare, quando è che compare la gloria? Quando sempre Mosè nel deserto ha rapporto con quello lì, gli chiede chi sei, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, siccome Mosè ha bisogno di capire che quello lì è in grado di mantenere le sue promesse, cioè quelle di portarli alla conquista della terra che gli ha promesso, allora gli dice: io ho bisogno di vedere il tuo kavod, che viene tradotto con gloria. E lo dice a Dio guardandolo in faccia, cioè mentre stanno parlando, come dice la Bibbia, PLP, cioè faccia a faccia. Allora, senza bisogno di essere dei sapienti, il fatto che Mosè dica a Dio guardandolo in faccia: tu devi farmi vedere la tua gloria, cosa significa? Che era proprio Dio. No, significa che Dio ce l'hai davanti, ma la gloria non la vedi, cioè non ce l'ha con sé. E quindi per vederla gliela devi chiedere. Quindi che lui è uno in carne e ossa che usa qualche marchio ingegno per mostrare questa gloria. Qualcosa. Adesso lo vediamo. Allora, gliela devi chiedere la gloria, perché altrimenti tu guardando Dio la gloria non la vedi. Dio gli dice va bene e combinano per l'indomani mattina. Quindi la gloria di Dio va prenotata. Poi, signori, se è gloria dobbiamo leggere quello che c'è scritto. Cioè, dovete aver pazienza. Io sono la settima fetta, la prima fetta non me la raccontano. Allora, giorno dopo, e gli dice, però quando io passo con la mia gloria, che vuol dire che la gloria è una roba che passa, se tu ti trovi davanti o comunque la guardi da davanti, muori. Il che vuol dire che Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria. Gli dice, se però tu ti nascondi dietro queste pietre e la guardi di dietro, dopo che è passata, non muori. Quindi la gloria di Dio la possiamo vedere di dietro, dopo che è passata. E gli dice anche, quando io passo domani mattina, fai in modo che sui versanti non ci sia nessuno, né uomini né animali, perché se si trovano lì, muoiono. E di nuovo Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria. Quelli che stanno più lontani, cioè che sono giù nella pianura, non subiscono nessuna conseguenza. Quindi vuol dire che la gloria di Dio uccide nell'arco di uno spazio misurabile in metri, ok? E quindi la puoi vedere di dietro. Bene, fanno così, questa roba passa, quelli che sono sotto sentono e vedono lassù manifestazioni strane, un grandissimo rumore come una nube che passa, eccetera eccetera eccetera. Mosè si nasconde dietro le pietre, non muore, però ha la faccia bruciata, tant'è che quando scende alla montagna deve coprirsi, se sta al sole, con un velo, e se lo toglie quando va all'ombra delle tende. Quindi questa gloria gli ha bruciato la pelle, la parte della pelle scoperta, no? Perché avevano turbante e tunica. Bene, manteniamo sempre gloria. Da nessuna parte nella Bibbia c'è scritto che, contrariamente a ciò che dice Biglino, il kavod sta in aria. Non c'è scritto da nessuna parte. Teniamo un attimo in sospeso questa cosa qui. Ruach, spirito. Polisemia, no? Siccome significa vento, poi è arrivato a significare spirito. Facciamo un esempio, l'ho già fatto qualche altra volta, mi spiace per chi l'ha già sentito, ma è molto significativo. Io ieri pomeriggio